Gloria al Señor. Gloria a Dio. Buongiorno e buon martedì a tutti quanti. Anche oggi vogliamo dar gloria al Signore, Dio onnipotente, e al suo figliolo Gesù Cristo, che ha dato la sua vita per tutti noi. Alleluia. Diamo il messaggio di oggi. Gloria a te, Padre. Buono, martedì, felice, giornata. Bene, mi dai la grazia. Vogliamo chiudere gli occhi e chinare il capo e lodare il Signore per tutto quello che in questi giorni ci ha donato e ci continua a donare giorno dopo giorno a tutti. Gloria a te. Padre Santo, Dio d'amore. Ti vogliamo lodare e ringraziare per ogni cosa che tu hai fatto e che farai ancora lungo il cammino finché ritorneremo a te completamente. Grazie, Padre. Ti ringraziamo ancora per oggi, per il bellissimo spazio di tempo che ci stai lasciando qui sulla terra, per ogni cosa, Signore, perché ogni respiro, ogni gioia che stiamo vivendo lo stiamo vivendo grazie a te e al tuo figliolo Gesù Cristo. Perciò ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare eternamente, per sempre. Grazie Padre. Ti vogliamo portare ancora tutti i nostri problemi, i nostri difetti, le nostre angustie, i nostri dolori e tutto quanto ancora il nostro corpo carnale vive. Sì, Signore, perché siamo sicuri che portando tutto a te, tu cambierai questo corpo con un corpo celestiale, un corpo più puro, più bello, più giovane. Grazie, Signore. Rinnovaci. Rinnovaci come rinnovi l'aquila, come rinnovi il becco dell'aquila.
come il vasaio prepara il suo vaso, modellaci secondo la tua volontà, secondo il tuo amore, secondo la tua grazia, secondo la tua abbondanza. Grazie Padre. Alleluia. Buon Padre Celeste, ancora ti vogliamo portare tutti i nostri familiari, la più piccola e più grande, Signore, perché tu possa benedirle e possa aiutarle alla tua conoscenza, al tuo grande amore, alla tua gioia, alla tua felicità. Benedici ancora mia moglie, Signore, i miei figli, mia nuora, mio genero, ancora i miei nipotini, i miei consuoceri, sia quelle che sono qui in Germania che quelle in Italia. Benedici ancora i miei amici e anche i miei nemici, i miei fratelli, sorelle e tutti quanti. Oh, buon Padre, ancora ti prego per tutti gli ammalati, di guarirli, di aiutarli, tutti i carcerati che possono avere una nuova svolta nella loro vita, la vedova, i bambini, i senza tetto, il mondo intero, il mondo che in questo momento ancora si trova nell'oscurità, che una luce nella sua vita, nel suo cuore, nella sua anima, si riaccende e possa cambiare il cammino che proseguire verso di te, verso Gesù. Grazie Padre. Alleluia. Santo, santo è il tuo nome, Signore. E stamattina, Signore, dato che siamo qui alla tua presenza, Signore, per adorarti, glorificarti, magnificarti, ti vogliamo chiedere nuove unzioni, nuove cose che possono portare miglioria nella nostra vita. Sì, Signore, fai che la nostra mente si sviluppa di più. Sì, Signore, perché l'età è quella che è, la nostra mente diventa così pesante. E vogliamo che tu ce la modelli, che vuoti ciò che è superfluo nella nostra vita e metti il nuovo che è in te. Grazie Padre, ti ringrazio, ti lodo con tutto il cuore e con tutta la mia anima, con tutto me stesso. Alleluia. Grazie Padre, nel nome del tuo figlio Gesù Cristo, che tu l'hai benedetto e incoronato in eterno. Amen. Amen, mia cara, nella grazia. Vi saluto nella pace del Signore, come faccio sempre, e con un grande bacio doppio. A Dio sia la lode e la gloria in Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Alleluia.